Ma noi abbiamo chiesto con grande chiarezza quali dovessero essere i percorsi per evitare la crisi più grave, che non è quella di governo ma è quella del Paese. E questo è il motivo per il quale, per esempio, siamo rimasti molto sorpresi proprio dal Premier Conte, che nel giorno in cui si stava discutendo a Palazzo Madama, al Senato, la legge di bilancio che avrebbe dovuto impostare anche il lavoro per i prossimi mesi, ha preferito fare una diretta Facebook. Questo per dire del suo rapporto anche piuttosto difficile con il confronto, sia esso parlamentare, sia esso politico. Ma noi, così come diceva prima il ministro D'Incà, vogliamo parlare di questioni, non vogliamo parlare assolutamente di poltrone, anzi, come sapete, le poltrone noi siamo disponibilissimi, se le nostre posizioni non vengono minimamente prese in considerazione, a lasciarle, non ne chiediamo neanche una in più. Per me la crisi oggi è quella che viene rappresentata dai ristoratori, dalle partite IVA, da coloro i quali stanno soffrendo e che non hanno degli investimenti a lungo termine rispetto ai quali bisognerà ovviamente avere la priorità. Questo è quello che noi chiediamo, parlare solo di questioni concrete.